Sarà consacrato venerdì 3 settembre il santuario del Sacro Cuore di Gesù. Situata a Castaccolo, ad Urbino, la chiesa appoggia le sue fondamenta su una storia durata oltre 50 anni, fatta di fede e profonda devozione. Era l'ottobre 1969 quando Don Elia Bellebono si fermò qualche giorno ad Urbino e, mentre era in adorazione del Santissimo Sacramento della Chiesa di San Francesco, ascoltò in una delle sue apparizioni queste parole da Gesù: «Sono contento che i tuoi padri spirituali ti abbiano permesso di parlare di me nella città di Urbino. Desidero che tu faccia costruire un santuario dedicato al mio cuore sacratissimo. Una missione di enorme portata, quella affidata ad un uomo semplice come Don Elia. Nato in provincia di Bergamo, diventato sacerdote alla tarda età di 65 anni e vissuto a Fano dal 1974 in una piccola celletta dell'eremo camaldolese di Montegiove, Elia ha dedicato tutta la sua vita al bene degli altri, convertendo ed aiutando persone in tutta Italia, divenendo così missionario in terra cristiana. Le tante difficoltà, impedimenti, contrarietà, carenze di fondi e altre problematiche incontrate prima da Don Elia, deceduto il 2 settembre 1996 all'età di 83 anni, e poi dalla fondazione da lui stesso voluta per continuare la sua opera, non hanno impedito che si realizzasse la missione a lui affidata. Il 18 ottobre 1998 fu benedetta la prima pietra del santuario. Ben 4 vescovi videro il susseguirsi dei lavori. Oggi, 23 anni dopo, il santuario dedicato al Sacratissimo Cuore di Gesù è finalmente ultimato e sarà consacrato venerdì 3 settembre alle ore 17. La solenne liturgia sarà presieduta dall'arcivescovo di Urbino Giovanni Tani. Sabato 4 settembre, poi, alle ore 10, si terrà la solenne concelebrazione di inaugurazione, che sarà svolta dal cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Si conclude così un lungo percorso segnato dalla profonda fede di Don Elia Bellebono. Il desiderio e la missione a lui affidati sono finalmente realtà.